affetto, credo, la vicepresidenza del Consiglio regionale abruzzese potrebbe andare al consigliere della Lega più votato, l'assessore all'ambiente del comune dell'Aquila Emanuele Imprudente. Una decisione che trapela da fonti romane vicine a salviniani che parlano di un incontro che si è tenuto ieri sera alla Camera tra il leader della Lega Matteo Salvini e il segretario abruzzese e deputato del Carroccio Giuseppe Bellachioma. Incontro sul quale però c'è il più stretto riservo. Sul tavolo la partita del nuovo esecutivo regionale, una squadra da costruire ma con tutte le caselle in qualche modo già al loro posto. Dopo l'incontro di ieri a Roma sembrerebbe che la richiesta condivisa tra Salvini e Bellachioma sia di porre diversi assessorati, tra cui la vicepresidenza e forse l'assessore tecnico. In sostanza a Forza Italia dovrebbero andare due assessorati, uno a Fratello d'Italia, mentre nel quadro degli accordi in coalizione dovrà essere assegnata anche l'importante postazione della presidenza del Consiglio regionale. La volontà è quella di varare la squadra entro l'inizio della prossima settimana. D'altra parte già il vice premier nella sua visita all'Aquila di lunedì scorso per commentare i risultati del voto aveva sottolineato con forza che il tempo dei festeggiamenti è già finito e che la nuova giunta regionale deve essere pronta il più presto possibile per essere operativa e lavorare per i cittadini, lasciando da subito trapelare quello che per qualcuno è una sorta di volontà di controllo della Lega sul nuovo esecutivo regionale che vede il senatore di Fratelli d'Italia Marco Marsilio eletto presidente della regione. Tra questa sera e domattina intanto ci sarà un altro incontro con il neo presidente Marsilio e gli eletti nel centrodestra per la condivisione della strategia. Per quanto riguarda l'esecutivo nascente composto da sei assessori più il governatore, l'unica notizia trapelata dall'incontro top secret di ieri è che la vicepresidenza potrebbe appunto andare al consigliere più votato, l'assessore comunale dell'Aquila Imprudente, che preferisce non commentare e continua il suo lavoro a tempo pieno all'assessorato all'ambiente, posto che dovrà lasciare quando la Corte d'Appello proclamerà gli eletti, presumibilmente entro la metà della prossima settimana.